terreno. Quest'anno sarà non solo la bellezza paesaggistica, ambientale, i servizi, ma anche e soprattutto la sicurezza sanitaria, perché il mercato a livello mondiale ha paura, perché la pandemia ha colpito ovunque. E se io devo scegliere dove andare a portare i miei figli, scelgo maggiormente una destinazione che è sicura. Quello che noi vogliamo trasmettere con questo messaggio è che chi viene da noi si muove un po' e non si contagia. Oltre al passaporto, va bene, ora poi vedremo come può funzionare, eccetera, ma dal punto di vista dell'attrattiva per il turismo, state facendo qualcosa? Noi stiamo lavorando molto per promozionare l'immagine della Sardegna COVID-free, soprattutto all'estero. Abbiamo visto che alcune isole si stanno attrezzando, come noi, le Canarie, hanno fatto un accordo con l'Organizzazione Mondiale del Turismo e il 1 luglio partirà il primo volo con passaporto sanitario digitale. Mentre Maiorca, ad esempio, nelle Baleari, sta trattando direttamente con la Germania, lei pensi ai fondi pensione tedeschi, che oltre alla pensione garantiscono 2 vacanze all'anno ai loro iscritti. Hanno tutto l'interesse a mandare i charter con i certificati di negatività, perché hanno interesse che i loro iscritti non si ammalino dove vanno a fare la vacanza. Quindi una regione come la nostra, che è un'isola, che ha punti d'accesso controllabili, può essere un grande laboratorio anche per l'Italia, per la ripartenza del turismo, perché è una zona che può garantire questa sicurezza sanitaria importantissima. Quanti sono i lavoratori che rischiano di non lavorare in questo stato? Guardi, dal nostro calcolo al momento non sono stati riassunti circa 40.000 unità, che però possono essere riassorbite con la ripartenza che pensiamo di fare dal 25 giugno sui mercati internazionali, e quindi alimentare la stagione con luglio, agosto e settembre. Senta, i prezzi saranno controllati? Fate qualcosa per controllarli? I prezzi saranno questi. Chi viene e porta il certificato sanitario, prima di tutto non pagherà neanche un euro, perché rimborsiamo il costo in servizi alberghieri con un accordo con Federalberghi, e l'altra restante parte dei turisti che vanno su seconde case o su altre strutture con servizi regionali. Pensiamo anche ad un bonus regionale per attrarre sulla Sardegna, da spendere in parte in denaro, in parte in servizi, soprattutto su mercati mirati. Cerchiamo di vedere quali sono i mercati che tradizionalmente hanno la Sardegna come riferimento e insistiamo con una campagna di comunicazione mirata per comunicare l'immagine della Sardegna COVID free con prezzi accessibili e sicurezza sanitaria annessa. Va bene, grazie Presidente, in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie, grazie. Il lupo, grazie.